Allora, noi partiamo dal presupposto che non ci affianchiamo, non siamo appartenenti né alla destra né alla sinistra, facciamo parte di un gruppo di persone normali, vogliamo fare una politica condivisa, trasparente e chiara, che parti dal basso, senza pregiudizi, e in ogni caso vogliamo essere parte attiva della politica locale e non vogliamo che le decisioni che si prendono in sede di comunali siano prese dalla segreteria politica, ma bensì vengono prese dai cittadini. Quindi noi ci riuniremo, questa è la prima riunione, ma ci riuniremo più volte appunto per affrontare le problematiche che ci sono a Scicli, ma le problematiche non attaccando l'amministrazione, perché non è quello che noi vogliamo fare, ma vogliamo essere di aiuto e propositivi verso l'amministrazione, quindi andare a cercare insieme all'amministrazione le soluzioni più adatte per le varie problematiche. Quali sono i punti prioritari che vi ponete? Allora, i punti prioritari del nostro programma, noi avremo diversi settori di cui ci occuperemo, sarà il settore sul randagismo, servizi sociali, politiche del lavoro, quindi edilizia, agricoltura, commercio, turismo, sport, cultura. Questo non lo faremo soltanto due o tre persone, ma ogni persona che si sente in grado di portare avanti ogni settore si dedicherà a ogni settore, quindi chi si occuperà dello sport e porterà alle riunioni le problematiche dello sport, poi insieme ne parleremo e cercheremo di trovare le soluzioni più adatte, mettendoci anche in primo piano. Qua a Scicli, per tutte le concerne l'educazione, che concerne la sanità, per tutto, anche per i problemi dei documenti, per la questura, dobbiamo fare anche noi partecipare per risolvere un po' di problemi. Dei migrati.